Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vivente Samuel e le foto che vi ho visto in precedenza le spiegheremo in questo video. Ragazzi, che queste monete, lire e soldi di tante nazioni sono recuperate dal mio sbinnonno quando ha fatto la seconda guerra mondiale. L'ha mandata alla mia sbinnonna e ora sono giunte a mio padre. Infatti sono da parte paterna. Spero che il video vi piaccia. Ragazzi, iniziamo con le lire italiane. Iniziamo con una lira del 1935. Ora passiamo a un buono di cassa di una lira del 1918. Ora passiamo, ragazzi, alla 500 lira. Ora passiamo alle 1000 lire di Marco Polo. Ora passiamo, ragazzi, alle 5000 lire di Cionini. Infine, ragazzi, per le lire italiane, passiamo per ultimo alla 50.000 lire, quella vera. Ragazzi, passiamo ai marchi, cioè le monete tedesche. Quello che state vedendo in questo momento è un marco. Ora passiamo, ragazzi, a 5 marchi. Ora passiamo, ragazzi, a 100 marchi. Come potete vedere, è risalente alla Seconda Guerra Mondiale perché c'è l'aquila. Questi, ragazzi, invece sono sempre 100 marchi, però sono del 1920. Gli altri erano del 1980. Se notate le scritture, queste qua sono di mio bisnonno, come avevo detto all'inizio, quando era in guerra. Passiamo, ragazzi, ai leu e ai lei, cioè le monete della Romania. In questo caso è un leu. Ora passiamo, ragazzi, a 5 lei. Ora passiamo, ragazzi, invece ai rublo, cioè alle monete russe, in questo caso dell'Unione Sovietica. Questo rublo è del 1947. Come potete vedere pure dal marchio con il martello e la falce. Ora passiamo, ragazzi, a 3 rublo. Però questi 3 rublo sono più vecchi,
Infatti sono del 1938. Passiamo ragazzi ai soldi libanesi, cioè le piastre. In tutto sono 25 piastre. Passiamo ragazzi alle leche. Del 1976, infatti sono tre. Ora passiamo ragazzi a 10 lei, che è sempre del 1976. Siamo ragazzi ai soldi del Banco de Spagna. Del 1945. Ma ragazzi, per ultimo Eckhart Corona. Precisamente due. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente per i nuovi arrivati dico di iscriversi e di lasciare mi piace, eppure se no di lasciare un commento ed attivare la campanella. Da Samuel è tutto. Al prossimo video, ciao!